Scuso con lui se l'ho dovuto sollecitare, ma ovviamente il tempo è tiranno, quindi proseguirei con la presentazione, dando la parola al professor Francesco Benevolo della società della RAM, della Rete Autostrade Mediterranee, che ci illustrerà qualcosa in merito agli incentivi inerenti all'intermodalità, in particolare l'intermodalità marittima. Prego, professore. Sì, come vuole, se preferisce, no, mi ci dica per il microfono, quindi è importante. Sì, per il microfono, se devo stare qui. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato qui quest'oggi alla presentazione di questo rapporto, secondo me molto, molto importante. Io rappresento la RAM, Rete Autostrade Mediterranee SPA, sono il direttore. Questa è una società pubblica, il capitale è interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e lavoriamo in house al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Siamo una società che fa assistenza tecnica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione del Piano Strategico Nazionale dei Porti e della Logistica. Gestiamo vari strumenti del Ministero, tra cui incentivi all'autotrasporto, formazione, investimenti, intermodalità, e abbiamo una mission specifica dai primi anni del 2000 sostanzialmente, che è quella di sviluppare il programma delle autostrade del mare. Questa società è nata proprio nel 2004, nel 17 marzo del 2004, proprio sinergia, nello stesso tempo in cui l'Unione Europea ha inserito le autostrade del mare, le motorways of the sea, all'interno dei progetti prioritari della rete TEN, quindi era il progetto, il famoso progetto 21. Il tema delle autostrade del mare è peraltro strettamente correlato all'argomento odierno, quindi proprio della sinergia tra trasporto marittimo e gestione ambientale, in quanto proprio le vie del mare sono state viste e vengono viste sempre di più come un'alternativa efficiente al trasporto tutto strada, proprio per migliorare le performance ambientali della catena logistica e soprattutto per ridurre il costo dell'esternalità generato dal trasporto stradale utilizzando l'intermodalità marittima. Il tema di cui ci occupiamo oggi è un tema, quindi, secondo me, molto importante, particolarmente importante, riguarda le sinergie tra i porti, l'ambiente e l'armamento, quindi le navi, il trasporto marittimo. Teniamo presente che il trasporto marittimo è una componente fondamentale dei nostri commerci, tutto quello che vediamo intorno a noi sostanzialmente in qualche maniera è passato per una nave. Viviamo in una zona che è quella del Mediterraneo che riguarda circa un terzo di tutto lo short sea shipping della Comunità Europea, import ed export di merci, non devo certo ricordarlo a questa platea molto qualificata, viaggiano sostanzialmente molto sulle navi. Il trasporto marittimo è una componente importantissima del paese e dei suoi commerci. È certamente un settore, come diciamo spesso anche tra colleghi, che comunica molto male. Quindi è un settore che il paese un po', diciamo, ha poca confidenza con il mare, che ci siamo sempre spesso raccontati che siamo un po' i navigatori, che abbiamo 8.000 km di costa, eccetera. Poi in realtà di mare ce ne occupiamo quando una nave ha una disgrazia, quando c'è qualche fenomeno, soprattutto legato all'incidentalità, uno sversamento di una petroliera, non ce ne occupiamo quasi mai in positivo, eppure ci sarebbe moltissimo, moltissimo da dire. Da questo punto di vista, è un tema che comunica un po' male, io lo dico sempre e mi piace ricordarlo anche oggi perché sostanzialmente in realtà non siamo un grande popolo di navigatori, siamo un grande popolo di spiaggiaioli, quindi a noi piace molto il mare visto dalla terra, visto dalle spiagge, molti italiani ancora non sanno nuotare o comunque lo fanno, diciamo hanno paura di farlo nell'acqua alta. Siamo un popolo di persone che imparano a nuotare nelle piscine più che nel mare, quindi abbiamo una cultura del mare ancora, secondo me, molto da sviluppare e anche su questa cultura del mare, secondo me, c'è molto da lavorare. Io penso anche che il ministro Del Rio, con il nuovo programma di lavoro che sta facendo, stia
Porta, quando lui parla di cura dell'acqua, è anche un tema molto culturale su cui dovremmo lavorare tutti assieme, proprio perché questo paese sul mare fonda moltissimo del suo commercio, moltissimo della sua cultura, però deve acquistare maggiore confidenza. E noi abbiamo sempre visto il mare un po' come qualcosa da cui arrivavano invasori e da cui difenderci, invece dobbiamo viverlo di più, secondo me, riappropriandoci di una cultura del mare in positivo, tenendo presente proprio tutto il valore che ha il trasporto marittimo per i commerci e per i temi ambientali che sono connessi con il trasporto marittimo. Persino Mediterraneo, vedo qui un rappresentante del Corpo delle Capitanerie, diciamo anche il tema del Mediterraneo ha perso un po' quello che era il tema del collegamento marittimo, purtroppo per le emergenze recenti, quindi ha preso il mare un significato più, no? più drammatico quasi di un tema legato a tante vicissitudini diverse da quelle del positivo che è il collegamento marittimo. Cesso questa digressione, che però secondo me è importante, perché se parliamo di trasporto marittimo ambiente dobbiamo tenere presente anche lo scenario in cui affrontiamo questi temi. E diciamo, ragionando di questi temi, oggi a me spetta di farvi una breve disamina, un breve ragionamento su quelli che sono stati gli incentivi, che sono stati gli incentivi per l'intermodalità e per lo sviluppo delle vie del mare portati avanti dall'Italia proprio per favorire l'abbattimento dell'esternalità, il maggior abbattimento possibile dell'esternalità generata dal trasporto stradale utilizzando l'intermodalità marittima. A questo proposito ricordo solo un dato tra tutti, un recentissimo studio proprio di pochi mesi fa prodotto dalla Price per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che ha costituito un po' la base concettuale dei nuovi incentivi Mare Bonus e Ferro Bonus che stiamo portando avanti in questi mesi. Ci parla di una esternalità del trasporto stradale rispetto al trasporto ferroviario di oltre 17 volte superiore e di un'esternalità del trasporto stradale rispetto al trasporto marittimo di oltre 8 volte superiore. Quindi stiamo parlando di costi veramente importanti. Non mi stupisce che il collega poc'anzi abbia ricordato, il deputato Civitavecchia abbia ricordato che la qualità dell'aria e quindi in qualche maniera il tema ambientale sia diventato l'emergenza proprio adesso nei temi portuali rispetto a prima, che invece nel 96 era lo sviluppo a mare dei porti eccetera eccetera. Quindi il tema ambientale adesso è veramente molto sentito, le esternalità sono davvero importanti. Riguardo agli incentivi per l'intermodalità che quindi l'Italia ha messo in campo da tanto tempo, forse il primo paese in Europa da questo punto di vista, noi siamo un po' leader, siamo leader in tante cose nel trasporto marittimo, mi piace ricordarlo, siamo leader nell'armamento per le autostrade del mare, abbiamo i più grandi e più bravi armatori europei, forse mondiali delle autostrade del mare, siamo leader, eravamo leader, ma siamo ancora leader per certi versi nella costruzione di traghetti, nella costruzione di navi passeggeri. Siamo leader nelle politiche per l'intermodalità, abbiamo portato in Europa un approccio nuovo allo sviluppo dell'intermodalità, all'incentivazione dell'intermodalità che ci è costato veramente lacrime e sangue. Io ricordo nel 2002 quando nacque la prima legge per l'intermodalità, proprio il vecchio ecobonus, che portammo in Europa questo provvedimento per farlo autorizzare, ci abbiamo messo più di 2 anni di dialogo continuo perché sostanzialmente quando si parla di intermodalità la visione europea è: per finanziare l'intermodalità finanziamo le infrastrutture oppure finanziamo i carrier, quindi il famoso programma Marco Polo, no? Quindi finanziamo, non so, chi fa treni oppure gli armatori che fanno navi, quindi cerchiamo di dare soldi a chi offre servizi per l'intermodalità o costruiamo infrastrutture. Noi abbiamo proposto qualcosa di molto innovativo, abbiamo proposto un approccio che è quello di finanziare invece, di incentivare la domanda di intermodalità, anche per non distorcere la concorrenza. Noi abbiamo proposto un approccio di dire chi sceglie di caricare la propria merce sul sistema intermodale e quindi in qualche maniera riduce i costi per il paese dell'esternalità va incentivato perché il paese risparmia, quindi se spende 10 per incentivare in realtà risparmia 100 e quindi questo è un approccio molto nuovo. All'inizio è inutile nascondercelo, siamo stati visti un po' come i soliti italiani
che vogliono dare soldi a pioggia alle imprese, quindi c'era molta diffidenza e soprattutto nel nord Europa, nell'area nord europea in cui questa cultura dell'incentivo è molto meno diffusa, sono anche molto più avanti con le pratiche ambientali della logistica, era vista con molta diffidenza. Abbiamo iniziato, abbiamo sperimentato, stiamo ancora migliorando, beh, posso dire con un certo orgoglio che i nostri incentivi all'intermodalità sono stati considerati, sono tuttora considerati una best practice a livello europeo. Il commissario all'autostrada del mare De Oliveira, l'ex commissario S. Simpson, le aveva citate ogni anno questi nostri incentivi come best practice a livello europeo e persino la Corte Europea dei Conti in un rapporto del maggio 2013 ha scritto che l'Europa ha molto da imparare dall'esperienza italiana di incentivazione dell'intermodalità, perché è un sistema efficiente ed è molto efficace e anche economico da gestire, quindi abbiamo avuto moltissimi elogi, siamo stati un po' leader e siamo leader riconosciuti nelle politiche per incentivare l'intermodalità. Lo dico con un certo orgoglio appunto perché poi spesso dimentichiamo anche che abbiamo veramente dei punti di forza su cui possiamo ulteriormente lavorare. Incentivi per l'intermodalità, ma brevemente vorrei descrivermene in tre punti. I vecchi incentivi all'intermodalità, i nuovi e poi l'aspetto europeo. Allora, i vecchi incentivi all'intermodalità. I vecchi incentivi all'intermodalità sono stati sostanzialmente due. L'eco bonus e il ferro bonus. Allora, l'eco bonus, vi dicevo poc'anzi, è nato nel 2002, è nato con una legge che prevedeva uno stanziamento di 15 anni di 20 milioni di euro per lo sviluppo delle vie marittime. Nasceva sulle ceneri di un precedente provvedimento siciliano di cui pochi hanno memoria. In realtà la prima regione che ha fatto un incentivo all'intermodalità per la costa del mare è stata la regione siciliana, che lo ha fatto per tre anni, dal 2005 al 2008, era un incentivo molto particolare, autorizzato dall'Unione Europea, sostanzialmente a chi utilizzava le vie del mare in alternativa al percorso stradale per la Sicilia veniva ridato un certo importo del biglietto che veniva pagato. Era un meccanismo un po' barocco, scontava anche ovviamente la sperimentazione, ogni tre mesi occorreva dimostrare di aver incrementato i traffici, il pagamento avveniva solo dietro presentazione dell'originale della bolla guidanzata, insomma tanti problemi per cui alla fine sostanzialmente il meccanismo si era un po' inceppato, era diventato un po' laborioso. Ne abbiamo fatto tesoro nell'esperienza nazionale, come vi dicevo la legge del 2002, un grande dialogo con l'Unione Europea per avere questa autorizzazione che non veniva, loro vedevano questo come un aiuto di Stato sic et simpliciter all'autotrasporto, perché noi abbiamo detto facciamolo anche a livello nazionale. Chi prende la nave invece di utilizzare la strada, quindi su percorsi marittimi con alternativa stradale, gli diamo il 30% massimo, una certa percentuale del biglietto glielo ridiamo in soldi, in questa maniera ha un incentivo. Lo diamo per tre anni, l'abbiamo pensato e cerchiamo di portarlo avanti. Abbiamo ottenuto nel 2005 l'autorizzazione di Bruxelles, nel frattempo è cambiata la legge di finanza pubblica, per cui non era più possibile fare stanziamenti quindicennali, ma come sapete nel bilancio pubblico adesso gli stanziamenti possono essere il massimo per tre anni. Quindi insomma, varie vicissitudini normative, siamo riusciti alla fine con il DPR del 2006, a poi i primi decreti attuativi nel 2008, abbiamo erogato questo incentivo ecobonus come RAM per conto del Ministero per gli anni dal 2007 al 2009. Era una dotazione di 70 milioni l'anno per l'incentivo ed è stato veramente un grandissimo successo. Le vie del mare si sono fortemente sviluppate, non sta certo a me testimoniare come grazie a questo incentivo, anche grazie al Marco Polo e a tanto altro ovviamente, abbiamo situazioni, non so, oggi il 50% del traffico commerciale con la Spagna viaggia su nave, insomma, stiamo parlando di dati veramente straordinari, non erano neanche immaginabili. Quando abbiamo iniziato c'era una sola linea che era la Civitavecchia a Barcellona che aveva una nave che partiva una volta a settimana, adesso abbiamo dei collegamenti marittimi con la Spagna veramente straordinari. Quindi un grande successo.
al punto che diciamo un grande successo questo ecobonus, e poi è intervenuta, come tristemente sappiamo tutti, a metà del 2008 questa crisi economica dalla quale ancora non riusciamo a uscire, che certamente non ha favorito l'ulteriore successo di questa misura. Per esempio nell'anno 2009 c'è stata una brusca caduta dei traffici con la Spagna, ma se voi vedete cosa accadde nel PIL della Spagna nel 2009, c'è stato un crollo pazzesco proprio a seguito della crisi economica. Abbiamo chiesto, quindi abbiamo pensato di fare una proroga di questo incentivo per 2 anni, visto che era molto semplice, molto gestibile, l'autotrasportatore faceva per un anno questi viaggi, un certo numero minimo eccetera, poi mandava la pratica e veniva rimborsato. Quindi è un meccanismo semplice, abbastanza efficace dal punto di vista della logistica. Abbiamo provato a prorogarlo per 2 anni, 2010-2011, anche lì grande dialogo con l'Unione Europea, alla fine siamo riusciti a ottenere la proroga di un anno solo, il 2010. Beh, con metà dei soldi, con 30 milioni di incentivo, abbiamo ottenuto rispetto al 2009 un aumento del 25% dei traffici, cioè il cavallo, come si suol dire, beveva, insomma, cioè l'incentivo funzionava, era semplice, era lineare ed effettivamente il nostro autotrasporto, ma non solo il nostro, perché mi piace anche ricordare che 1 euro ogni 10 che abbiamo dato sostanzialmente è dato a imprese non italiane, quindi greche e di altri paesi europei, sostanzialmente le nostre imprese di autotrasporto hanno certamente ancora bisogno di un aiuto per scegliere l'intermodalità. Mai quanto oggi in cui il prezzo del petrolio poi è bassissimo, perché non ci dimentichiamo che l'introduzione dell'intermodalità per la catena logistica, l'intermodalità sia strada che mare, sia ferro che mare, comporta degli irrigidimenti di tempi e di costi. Quindi se io ho il mio camion e viaggio in lungo e largo, carico merce un po' di qua, un po' di là, posso essere meno efficiente, no? E quindi ho in qualche maniera molta più flessibilità. E anche sui costi posso fare il famoso dumping delle tariffe, perché posso applicare le tariffe, sforo sui tempi di guida, il camion è un po' abborracciato, posso inventare di più. Viceversa, se creo l'intermodalità, i costi sono fissi, il grosso del tragitto lo facciamo via nave, il biglietto è quello per me e quello per te, dumping sulle tariffe non se ne può fare, rispetto alle normative è obbligatorio per tutti, però questo richiede che siamo un po' organizzati logisticamente e quindi che abbiamo dei carichi da trasportare organizzati, che abbiamo magari dei rimorchi da trasportare e io ho le motrici in origine e tu hai le motrici in destinazione e quindi in qualche modo facciamo logistica, cosa che per il nostro autotrasporto non è così scontata, o almeno non lo era ancora prima. Quindi è un incentivo che si è reso necessario e si continua peraltro ancora a rendere un po' necessario per accompagnare la nostra catena logistica a essere più efficiente dal punto di vista di tanti aspetti, oltre che per ridurre le esternalità. Altra esperienza positiva che abbiamo fatto solo per un anno, invece versante in intermodalità ferroviaria, è stato il ferro bonus, dato solo per un anno sul combinato e trasbordato, treni completi, era uno stanziamento piuttosto modesto di 25 milioni, ma anche l'Unione Europea era d'accordo, si trattava di anni difficili, il trasporto ferroviario, ricordiamo tutti, purtroppo, lo dico purtroppo, insomma senza nessuna credine o polemica, ma insomma la politica ferroviaria che abbiamo fatto in questo paese per le merci fino a pochissimi mesi fa, insomma è stata un po' devastante, pensate che sostanzialmente il traffico ferroviario delle merci perdeva quote ogni anno perché l'abbiamo sostanzialmente un po' abbandonato, quindi si era reso necessario almeno per un anno sostenerlo, perché tra la crisi e la politica delle aziende, diciamo, ferroviarie di Stato, sostanzialmente il trasporto merci era stato quasi abbandonato. A distanza di anni oggi, cerco di essere un po' sintetico, a distanza di qualche anno oggi ci siamo affacciati su una nuova esperienza. Abbiamo riscoperto, il ministro Delrio ha voluto fortemente rilanciare quella che lui chiama la cura dell'acqua e la cura del ferro, rilanciare l'intermodalità, è stato elaborato il piano nazionale strategico dei porti della logistica approvato dal governo ad agosto, che ha tutto un bel pacchetto di misure per l'acqua e per il ferro, tra cui dei nuovi incentivi. Nuovi incentivi che sono anche sinergici tra loro, il nuovo cosiddetto chiamiamo mare bonus e il nuovo ferro bonus. Incentivi sinergici tra loro e che hanno trovato concretezza nella legge di stabilità 2016,
che ha stanziato i fondi per un triennio, del triennio 2016-2018. Per il mare quasi 140 milioni, per il ferro 60 milioni. Quindi sostanzialmente quasi 45-48 milioni l'anno per il mare bonus e 20 milioni l'anno per il ferro bonus. La base concettuale è quella che vi dicevo all'inizio, esternalità minori per l'intermodalità rispetto alla strada, e quindi lo Stato può pagare qualcosa perché risparmia comunque moltissimo. Pensate che oggi il trasporto ferroviario delle merci consente già oggi di risparmiare circa 700 milioni di euro l'anno al paese, quindi di esternalità rispetto alla strada. Se tutto quello che viene movimentato su ferrovia venisse spostato su strada, oggi di merci, il paese spenderebbe 700 milioni in più ogni anno. Quindi stiamo parlando di cifre importanti che meritano 20 milioni sicuramente di investimento. Per quanto riguarda il mare bonus, abbiamo iniziato a lavorare sui decreti, quindi bisognava trasformare questa idea, questo incentivo in realtà, e abbiamo incontrato ancora una volta, ahimè, l'ostacolo di Bruxelles. La base legale, trattandosi di aiuti di Stato, dobbiamo chiedere l'autorizzazione. La base legale per chiedere l'autorizzazione sulle intermodalità della via mare è purtroppo molto datata, è del 2004, è la comunicazione sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo del 2004. Pensate, siamo nel 2016, è molto difficile creare un provvedimento sulla base di una base legale di 12 anni fa. La comunicazione di Bruxelles del 2004 infatti parlava di aiuti per lo start-up di Autostrade del Mare, era l'anno in cui era stato inserito il progetto Autostrade del Mare nel RD10, nasceva la RAM e quindi c'era bisogno di far partire l'Autostrade del Mare. Oggi dare un incentivo per lo start-up dell'Autostrade del Mare è piuttosto ridicolo, sono belle che partite l'Autostrade del Mare, noi dovremmo incentivare il modal shift, ma il modal shift non lo possiamo incentivare, in Europa non c'è una base legale per poterlo incentivare. Quindi abbiamo dovuto confrontarci con la DG Comp, sono stato più volte a Bruxelles, sulla riproposizione sic et simpliciter dell'eco bonus ci è stato dato semaforo rosso, quindi proprio non era possibile. Abbiamo dovuto lavorare di fantasia e abbiamo inventato un meccanismo che attualmente è al vaglio della DG Comp, ma insomma con ottime possibilità di successo, che è una cosa un po' diversa. Sostanzialmente è un modal shift indiretto, quindi il mare bonus funzionerà, e dovrebbe uscire i decreti, speriamo per luglio, dovrebbe funzionare con progetti presentati dagli armatori per l'avvio di nuove linee di autostrada del mare o per il miglioramento delle linee esistenti. In cambio di questi progetti, che devono avere determinate caratteristiche molto prestabilite nei miglioramenti, adesso non vi sto a tediare con tecnicismi, riceveranno un incentivo con l'obbligo di ribaltarne almeno il 70% a chi carica la merce. Quindi un meccanismo un po' indiretto per incentivare comunque la catena logistica, nella logica che vi dicevo prima, che era un po' quella del vecchio ecobonus. Chi carica la merce ha il vantaggio. Qui è un po' indiretta la cosa, però anche Bruxelles si è resa conto che non è possibile bloccare basi legali al 2004 e perché poi i paesi non riescono a fare le politiche che devono fare. Premetto che a Bruxelles è piaciuto moltissimo che questa volta siamo andati a ragionare di incentivi non spot, ma con un piano molto organico, cioè noi abbiamo presentato il piano nazionale strategico, tutte le misure, la governance, i nuovi porti, i dragaggi, le concessioni, eccetera, quindi è piaciuto perché hanno capito che è un pacchetto veramente molto serio con cui l'Italia intende davvero rilanciare l'intermodalità via mare e via ferro. Ci aspettiamo dei numeri importanti, ci aspettiamo di ridurre i costi per l'esternalità del trasporto stradale di oltre 250 milioni l'anno, ci aspettiamo di spostare dalla strada al mare circa 800.000 camion l'anno, ci aspettiamo di offrire 16 milioni di metri lineari di stiva ogni anno solo per il trasporto delle merci, quindi creare veramente un sistema in 3 anni importante. Certo, uno potrebbe dire abbiamo dato già l'eco bonus per 4 anni, dobbiamo ridare questo incentivo. Sì, io penso che in Italia è importante ridarlo, perché per noi dobbiamo colmare un gap davvero, davvero significativo in termini di logistica. Siamo
parecchio indietro. Quando si dice il treno è passato, dobbiamo prendere il treno, cioè molti treni sono già belli che andati, quindi dobbiamo dare un po' un'accelerata. Credo sia importante per noi ancora incentivare, perché il nostro trasporto e la nostra filiera logistica sono ancora un pochino laschi rispetto a quello che è richiesto. Ferro bonus è molto collegato al mare bonus, perché riguarda i porti. Noi intendiamo portare merce dai porti, ma poi dobbiamo portarla con il treno, perché non è più pensabile di portarla poi con i camion, altrimenti non ne veniamo a capo. Allora anche qui 20 milioni l'anno di incentivo per chi fa intermodalità, dove c'è rottura di carico, trasbordato, combinato, sempre treni completi, dai porti e per gli interporti anche con percorsi molto brevi, altrimenti cerchiamo di andare sui percorsi un pochino più lunghi, oltre i 300 km. Qui l'incentivo lo prende direttamente chi carica la merce, quindi l'autotrasportatore o l'impresa, o l'operatore multimodale, se è un operatore multimodale, ma in questo caso con obbligo di ribaltare almeno il 50% di quello che prende a chi effettivamente gli commissiona la merce. Qualcuno ha fatto un po' una polemica su questo 50%, dicendo: ma perché l'armatore deve riversare tutto e l'MTO invece se lo tiene? Beh, qui l'MTO, diciamo, ha un certo rischio di impresa, nel senso che deve comunque commissionare questi famosi treni, e quindi in qualche maniera questo è giustificato dal meccanismo del mercato. Cerco di essere molto, molto sintetico. Ci aspettiamo anche qui risultati importanti. La filosofia è quella che prenderemo un anno base. L'anno base sarà la media dal 2012 al 2014 dei treni fatti. Rispetto a questa media, nel 2016 bisognerà fare almeno lo stesso numero di treni, 17 e 18 aumentare. In questa maniera si avrà diritto a ottenere il rimborso per treno chilometro di massimo 2,50 euro, mediamente stimiamo sempre che non potremo essere molto sopra l'euro, ma insomma vediamo quanto saranno. E in questa maniera contiamo di incentivare i caricatori della merce a prendere i treni, unendo quindi la governance nuova dei porti, i dragaggi, le concessioni, il mare bonus, quindi l'incentivo alle vie del mare, il ferro bonus. Si ritiene che si possa ottenere ragionevolmente in pochi anni, in 3-5 anni, un paese un po' diverso da un punto di vista della logistica. L'obiettivo della ferrovia dichiarato è quello di aumentare del 50% in 5 anni l'attuale movimentazione ferroviaria. È un obiettivo abbastanza ambizioso, però diciamo raggiungibile, soprattutto se mettiamo finalmente in connessione i porti con le ferrovie, quindi creiamo questa trimodalità, quindi non più solo le vie del mare, l'autotrasporto che prende la nave, ma le vie del mare che è l'autotrasporto, ovvero la merce, la nave e il treno nei porti. Riguardo alla tempistica di questi nuovi provvedimenti, sono a Bruxelles, contiamo, e al Consiglio di Stato. Ieri proprio sono tornati dal Ministero dell'Economia le bozze, sono decreti interministeriali, quindi hanno con qualche piccola osservazione, quindi contiamo, speriamo per giugno-luglio di poter pubblicare in gazzette decreti, in maniera che riusciamo a valorizzare già le risorse del 2016, perché non sono fondi in conto investimenti ma in conto esercizio, quindi vanno spesi nell'anno, impegnati nell'anno. Chiudo con l'ultima questione che mi piace comunque ricordare: siamo stati bravi in passato con l'eco bonus e il ferro bonus, oggi stiamo lavorando su questo mare bonus e il nuovo ferro bonus in maniera significativa, stiamo cercando di valorizzare questa leadership a livello anche europeo, molto 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 faticosamente, visto che abbiamo portato in Europa questa idea degli incentivi alla domanda di intermodalità, che è stato apprezzato questo approccio perché non distorce la concorrenza. Voi sapete che il Marco Polo ha avuto grandissimi problemi, il programma Marco Polo europeo, moltissimi problemi di concorrenza, addirittura la colmare dell'ultimo Marco Polo è stata sospesa perché proprio oramai era molto difficile incentivare servizi marittimi che non fossero in concorrenza con altri. Mentre dando i soldi a chi sceglie l'intermodalità non si distorce la concorrenza, perché io ti do soldi se tu scegli il mare invece della strada, ma non su quella rotta o quell'altra, poi scegliela tu liberamente la rotta, e quindi si lascia gioco al mercato. È un approccio che è piaciuto, faticosamente ne abbiamo dialogato con tutti i paesi europei, nell'area del Mediterraneo abbiamo trovato molta più accoglienza, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, purtroppo con i suoi problemi. In Nord Europa abbiamo trovato molti ostacoli.
Oggi, complice il prezzo del petrolio molto basso, i camion stanno tornando sulle strade perché c'è una competizione veramente esorbitante, sia di flessibilità ma a questo punto anche di prezzi e di tariffe. Anche in Nord Europa si sono resi conto, quindi, che certo il tema va affrontato. Stanno tornando i camion sulle strade anche in Norvegia, anche in Svezia, eccetera, eccetera. Per la prima volta, quindi dopo 4 anni che tentavamo, abbiamo vinto un progetto europeo. La Commissione europea ci dà dei soldi per studiare un incentivo ecobonus europeo, quindi un eurobonus europeo. Questa è una cosa molto innovativa perché ce l'hanno bocciato sistematicamente ogni anno, per un motivo, per un altro, per un motivo, per un altro. Quest'anno siamo riusciti a vincerlo. Il fatto che l'Unione Europea ti paghi per fare uno studio vuol dire che questo studio è in sintonia con le politiche, quindi per noi è stata una cosa straordinaria. Stiamo lavorando a questo progetto attualmente con Spagna, Francia e Portogallo. Questo progetto si chiama Med Atlantic Eco Bonus, finirà nel 2017 ed è lo studio, l'obiettivo è lo studio di fattibilità di un bonus tipo quello nostro a livello europeo. Certamente lì il percorso è molto più lento, perché vi dico, solo la comunicazione agli aiuti di Stato al trasporto marittimo è del 2004, quindi dobbiamo rifare pure quella, insomma, quindi non è roba da poco in Europa, però sono molto contento che abbiamo rotto la membrana, che siamo riusciti a penetrare in questa corazza che c'era, in cui parlare di incentivi alla domanda intermodalità era dissacrante, era un'eresia, eccetera, eccetera. Adesso non lo è più, al punto che loro ci pagano per studiarla. Quindi io sono molto fiducioso, perché il nostro obiettivo non è certamente quello di continuare a fare mare bonus e ferro bonus in Italia, ma di avere, io lo chiamo un programma Magellano, così provocatoriamente, insieme a Marco Polo andava solo per mare, Magellano è andato anche per terra, e quindi diciamo un programma Magellano che incentivi l'intermodalità a modo nostro, quindi valorizzando l'approccio che abbiamo sperimentato. Queste sono, ecco, questo tema degli incentivi certamente non è diciamo il solo, perché ovviamente tutti i temi portuali, tutti i temi di cui si dirà anche dopo, l'elettrificazione, sono tutti temi ambientalmente molto significativi per il tema porto e trasporto marittimo, però certamente sono una leva importante che contribuisce a favorire e a stimolare l'insieme della, diciamo, a portare all'obiettivo di gestione ambientale tutte queste politiche e questi flussi di trasporto marittimo. Quindi io credo che sia una strada che abbiamo percorso in maniera utile, credo che sia una strada che stiamo continuando a percorrere, che vogliamo percorrere anche in Europa, su cui tutti dobbiamo creare un po' una convergenza anche culturale, perché è un approccio italiano che può portarci in un futuro veramente a valorizzare anche questa leva degli incentivi, che sicuramente insieme a tutto il resto, che ovviamente è fondamentale, può favorire questo matrimonio tra trasporto marittimo, gestione dei porti e ovviamente il tema dell'ambiente, che è la protezione ambientale, che è assolutamente vitale per tutti noi. Grazie.